Mese abbiamo Margherita Tosi, che è psicologa e terapista bioenergetica a Milano. Sì. E oggi ci ha parlato veramente di una... siamo partiti dal rapporto madre-bambino e come la bioenergetica dolce, in questo caso, può aiutare a, come dire, riconnettere il rapporto, riconnettere la madre col bambino. Allora, molti disturbi che poi si incontrano nei bambini più avanti e che sono disturbi legati al comportamento, al carattere, al modo di, anche di crescita, sono da collegarsi, hanno difficoltà di attaccamento, no? Un problema di attaccamento. Allora, se noi riusciamo a prevedere e quindi a prevenire questi disturbi di attaccamento, evitiamo poi di avere tutta una serie di disturbi successivi e molto più difficili da curare, mentre un neonato è talmente plastico che preso immediatamente il disturbo viene curato subito. Con questo tipo di massaggio che ci ha insegnato Eva Reich, che è la figlia di Wilhelm Reich, e quindi tutta la sua scuola, io ho avuto una maestra napoletana che è Silvia Wendestadt, che è tedesca, che era stata allieva di Eva, ecco, usando questo massaggio si può facilmente riconnettere la relazione madre-bambino, e come per permettere che il bambino vada in fase con la sua mamma e quindi possa entrare nella vita e poi affrontare man mano all'inizio l'allattamento e poi camminare, separarsi, eccetera eccetera. Questo tipo di massaggio potrebbe, diciamo, essere un valido pronto soccorso anche nelle fasi successive della crescita del bambino? Sì, anche se in realtà i bambini un pochino più grandi non è che sono molto contenti di essere massaggiati, ci sono anche delle altre tecniche legate al pronto soccorso emozionale. È sempre molto importante nei bambini piccoli cercare di ricollegare, cioè di impedire che questa rottura diventi cronica.